Ciao a tutti, sono Simone di Simon & Simon, questo è Train Fever, come avete già intuito dal fatto che stiamo vedendo un treno che va a tutta velocità e la missione di oggi sarà, come al solito, rivediamo i casini che ho fatto negli episodi precedenti. Quindi cerchiamo di fare davvero tanti soldi, vediamo qu quanto debito ha, siamo già al massimo del debito, quindi possiamo soltanto pe peggiorare o migliorare. Possiamo fare due cose, o rimanere uguali, tre cose. Non vi preoccupate, non è l'ultimo episodio, anche se ormai siamo nel 1967, quindi ci avviciniamo agli anni 2000, sempre di più, ma ci sono ancora un sacco di cose da sbloccare e da fare. Io vorrei sbloccare soprattutto il mitico Metroliner, eccolo qua che abbiamo, che però costa 2 milioni e passa, e costa tantissimo, quindi 1.036, dobbiamo prima fare i soldi, vediamo un po' se c'è qualche cosa che possiamo limare, altrimenti andiamo avanti velocissimo come al solito. Vediamo quale linee sono in perdita. Tu dovresti scrollare, bravissimo. Sì, vabbè, tutti questi andrebbero sostituiti, ci fa tanto piacere saperlo. Allora, questi sono in sotto di 100k. Bah, gli altri sono abbastanza inattivi, questo è molto inattivo. Questo è appena appena inattivo. Non siamo messi troppo male, eh. Bisogna aspettare soltanto un po' di tempo. Quindi direi che è tempo di, appunto, andare avanti veloce. Ci rivediamo tra un po'. Appena si sistema la situazione economica, possiamo comprare qualche altro treno e ritorneremo a velocità normale. Quindi, vai con la super velocità! Bene, rieccoci qui. Abbiamo recuperato un po' di soldi e li ho ripersi subito. Come vedete, sono usciti dei nuovi veicoli: un treno, una carrozza e un fantastico camion. Quello che volevo fare adesso è mandare in pensione un po' di veicoli vecchi, tipo questi. Vediamo uno che sia vuoto, linea, vai al deposito, via. E sostituirli con quelli più potenti che sono appena usciti. Ok. Aspettiamo che scarichi anche lui. Ok, va al deposito. In modo da avere una cosa sempre più efficiente di avere meno veicoli che trasportano, ma che siano più efficienti. Quindi li mandiamo piano piano tutti in pensione e compriamo quelli nuovi. Ho tolto a tutte le linee la sostituzione automatica, perché ogni volta che andavamo in attivo cambiavano i veicoli e ritornavamo in passiva, insomma non ne uscivamo più. Quindi aspettiamo che anche questo torni, finisca le consegne, dovrebbe essere in arrivo adesso. Spero sia uno di quelli che sta arrivando adesso. Eccolo qua. Vai al deposito anche tu. Adesso in questo deposito qua abbiamo un bel po' di veicoli. E li possiamo vendere tutti. Non ci faremo quasi niente di soldi, vedete, 4K. Però almeno, siccome costano tanto di manutenzione, ce li togliamo un po' dalle scatole. Ecco qua. E questa è la linea ferro 1. Ok.
questo è veicoli stradali. Costa 273k, sti cavoli. Però li consegna al doppio, ha la velocità di carico 4 per ora e va a 90 km all'ora invece che 72. No, direi di aspettare di puntare a comprare il treno. Intanto iniziamo a restituire. Ma avevo 400k, sono spariti nel nulla. Restituiamo un po' il prestito che abbiamo preso, così ci paghiamo meno interessi. Perfetto. Oppala, mi sono girato un pochino. Andiamo a messi così. Intanto vediamo la nuova locomotiva quanto costa. 1 milione soltanto. Si trovano praticamente ovunque con qualsiasi treno. Si chiama EMD-SD40-2. Sbloccato nel 1970, ovviamente. Io voglio usare la Metroliner, cioè l'Aeromotion. Che mi piace un casino. Abbiamo già sbloccato la carrozza relativa, ma io voglio proprio tutta la Metroliner. 2,36 milioni ci vogliono. Già possiamo chiedere quasi 1 milione di prestito. Ecco, siamo a 1 milione. Siamo a metà strada. Piano piano salderemo il debito. Intanto vediamo come vanno le linee. Ah, sembra che stiano trasportando passeggeri comunque. Cioè, se ne cliccassi una e fosse vuota mi preoccuperei, tipo questa è vuota, mi preoccupa. Qual è il deposito che ti vendiamo? Anche tu vai al deposito. Questo invece sembra bella piena. Anche questa. Non so perché facciano così pochi soldi. Anche questo pullman qua è completamente vuoto. Via. Andiamo anche al bel deposito. Togliamo un po' di cose che sono in negativo. Oppala. Oh, porco cane, non faccio mai in tempo a cliccare quando ho i soldi. Guardate quanti passeggeri qua, 74 per cavallo. Ci stanno 74, ce ne stanno 76, giusti giusti. Ecco, adesso noi paghiamo un bel po' di debito. Vai, 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 vai. Niente, non siamo riusciti. Mi hanno detto che la locomotiva nuova costa soltanto 1,9 milione. E questa 1,2 milione. E MD anche questa, stessa, sembra stessa marca. Questa è quella che non la dobbiamo più sostituire fino alla fine del gioco. E la carrozza nuova? No, c'era soltanto la locomotiva, non c'era la carrozza nuova. Allora, che linea abbiamo scoperto, lasciato scoperto di passeggeri? Questa. Vediamo dov'è un attimo. È la linea gialla. Di Roma Scalvello, questa qua. Cavolo, è bella lunga come linea. Secondo me ci sarebbero anche dei passeggeri interessati. Sei passeggeri che sono qui da chissà, dall'alba dei tempi, sono lì. Che aspettano che qualche povero sfigato come me gli faccia la ferrovia. Mi si è girato un po' il microfono, ok, così va meglio. Dai, 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 dai.
Guardate, siamo quasi, eh. In questo episodio ce la dobbiamo fare. Questo viaggio è sempre pieno, almeno. Vabbè, più o meno. Quanti soldi ci farà fare? 191k. Beh, meglio poco che niente. Ma non si gira neanche, ha due volte la locomotiva. Mi sa di sì. C'è la locomotiva sia davanti che dietro. Eh già, bello. Ci siamo quasi, attenzione. Guardate già le macchine come sono cambiate anche. Ma proprio macchine anni 70, giustamente. Vediamo un po' cosa succede a questo incrocio. È molto trafficato. Mi piace che sembra che si stia arrugginendo il deposito. Sembra sempre più vecchio. Ok, possiamo chiedere 2 milioni di prestito. Ancora non basta, mi sembra che fosse 2 milioni e 60. Oh yeah! Cosa abbiamo sbloccato? Un nuovo autobus che non useremo mai. Perché non abbiamo i soldi. E che belline le macchine. Sembra di essere in Brasile negli anni 70. Ma questa è d'epoca proprio. Anche questa. Chiudiamo qui. Un traffico così vasto di auto sarà una minaccia per i nostri treni. Perché ci metteranno di meno andando in auto che col treno. Mi sono perso dov'è la stradina principale. Qui, neanche qui. Eccoci qua, siamo tornati. Siamo tornati alla citazione di Ghostbuster. Al caso lo stesse chiedendo. Stesse. Ormai inizio a vedere anche uffici moderni qua. Avevo intravisto prima qualcosa di. Forse non era in questa città, ma in quest'altra. Vedete? Noi sembrano palazzi di vetro. E poi qua c'è il Medioevo qui sotto. Vai, 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 ripaga, ripaga, ripaga. Lo so, ne abbiamo tutto sostituito, non solo quello. Quanto mi hanno detto che costa sto maledetto Metroliner? 2,36, forse ci siamo. Eh sì, perché possiamo chiedere 2,40 di prestito. Sperando che poi ci faccia guadagnare soldi e non ci faccia andare in perdita, trasportando 2 per solo ogni volta. E vabbè, siamo in giga perdita, non in perdita. Direi di spostarci già sulla linea, che è questa, e vedere se ho messo un deposito qui. Eccolo qua, l'ho messo proprio qui. Così lo compriamo direttamente da questo deposito. Ok, appena andiamo in paro, mi metto in pausa. Ok, mettiamo in pausa. Acquistiamo il treno. Acquista. Come fondi? Ah, giusto, devo richiedere il prestito. Acquista. Linea. E ho messo scalpello. Imposta linea. Vai, imposta la linea! Sta impazzendo il gioco. Ok. Pronti a vedere lo spettacolo? Guardate, sembra il treno della metropolitana. Sembrano quei treni americani. Avete presente in una poltrona per due quando vanno. Non so dove che vanno, a New York, credo che vadano. Chi mi ha evocato? Mia zia. Ma andiamo avanti veloce, vediamo se riusciamo a fargli fare un bel pieno di passeggeri. Quanti ne può trasportare? Non ho visto. Vabbè, sarà la solita cinquantina. 81, sti cacchi, altro che 50. E beh, con quello che costa. Ok,
Vediamo quanti ne riempie. Beh, i primi giri saranno vuoti, mi immagino. Quattro passeggeri, infatti. Ma la destinazione l'abbiamo già, i sei di prima che aspettavano. Vediamo se sono aumentati. Deve fare un giro dell'oca spaziale. 5, no, uno è stecchito nel frattempo. Dai, treno, muoviti! In effetti qua non abbiamo collegato per niente. Se collegassimo un po' meglio, potremmo avere più passeggeri che usano il treno. Quanti soldi possiamo spendere ancora? 200k. Siamo sotto di 1 milione già. Vai, treno, vai! Vai con questi tuoi 5 passeggeri, più veloce che puoi. Allora, qua quanti ce ne sono che aspettano? No, non è questa la stazione. È questa, non è, no, è questa la stazione, giusto. Altre 6. Vabbè. Piano piano aumenteranno, no? Oh, ho sbloccato l'achievement alta velocità. Che questo treno qua sta andando come una scheggia. Andava ai 100 all'ora, mi sa. Ma giustamente per una linea così lunga ci vuole un treno molto potente. Non so se pagano in base alla distanza i passeggeri, spero di sì. Così becchiamo un sacco di soldi, anche se sono 4, sono Freccia Rossa, pagano tantissimo. Nome passeggero, torniamo indietro, buono. Insomma, mica. Però ce ne sono già altri due. Vediamoli qua, se nel frattempo sono aumentati. Due. Sono gli stessi due di che ci sono di là. Direi che abbiamo dovuto investire di più nelle infrastrutture qua. C'è un motivo se l'avevo tolto quel treno, eh. Sarà in perdita di tantissimo. Di 840, di 900? Mio Dio. Quindi, ma quanto costa di manutenzione quel treno? Facciamo provare a prenderne un altro a caso e metterci due vagoni passeggeri e via. Dai, cacchio, tre passeggeri, mi stai prendendo in giro. Può trasportare 81 e tu gliene puoi trasportare 5 o 6. Siamo in sotto di 1 milione. Tutta sta gente qua, dove vate? Tornate qua e prendete l'altro treno, no? Sarebbe più sensato. Bello, Bombardier! Questo viene fatto da me, vicino al mio paese. Cos'è il treno a due livelli? La carrozza a due piani, eh. Ho mandato il curriculum per la Bombardier, nel caso non lo sapevate, il mio sogno era di lavorare nelle, ovviamente nell'industria dei treni. 33 passeggeri. La forma del coro è un ottagono. Però puoi mettere un treno così, con un vagone così ed è a posto. Questo tanto fa 100 all'ora anche lui. Vabbè, è stato bello vedere il treno super figo deluxe che non ci serve assolutamente a niente, ci fa perdere un sacco di soldi, che lo possiamo vendere tranquillamente. Ah, 12, adesso si è svegliato, 12 passeggeri. Ce la facciamo? Sì, ce ne sono 11 di qua. Ragazzi, direi che ci mando avanti di nuovo veloce, vediamo se riusciamo a recuperare i soldi di questa linea. E ci rivediamo appena si stabilizzano un po' la situazione economica, se no vedete me che parlo e non faccio niente e vi annoiate. Quindi vi metto a seguire questo treno che secondo me è meno noioso che vedevo io capo le schermate. E speriamo che
questi soldi tornino a crescere. A tra poco. Ragazzi, le cose non sono andate come previsto perché qua il treno continua a viaggiare vuoto. Adesso lo farò tornare al deposito. Siamo sempre più in sotto. Siamo arrivati addirittura a 2 milioni di passivo. E mi sembra che anche le altre linee stiano andando abbastanza male. Quindi non so dove sto sbagliando, ma di sicuro sto sbagliando. Quindi, se avete consigli, è il momento buono. Se non volete venire a finire anche questa sera miseramente. E tutti i veicoli andranno. Ma come, l'ho appena comprato sto qua? Veicolo stradale 1. L'ho appena comprato. Stavo parlando di questo camion qua. Come cacchio fa ad aver aggiunto la sua vita utile? Cosa, 2 anni di vita utile? Ci deve essere qualche glitch. Beh, 19 passeggeri, forse si sta svegliando. Non dire di no. Abbiamo, vabbè, la linea del ferro qua che grazie ai tagli che ho fatto sta andando un po' meglio. Qua disastro, qua va bene, qua va abbastanza bene. I tram saranno tutti in sotto, come mi aspettavo. Vediamo qual è quello più vuoto e lo vendiamo, questo. Va al deposito. Qua ne ho messi davvero troppi. Però se sono tutti con dei passeggeri non me la sento di venderli, eh. Vai al deposito anche tu. Questo è bello pieno. Vediamo intanto quanti passeggeri abbiamo su a questo giro. Bello! 3 volte CLEO EV. Nuovo tram. 16. 19. Vabbè, meglio che niente, come si dice. 11 su 11. 4 su 11. Ma comunque passeggeri di trasporto. Questo è l'unico inattivo, no, non lo tocchiamo. E qua vendiamo. E siamo sotto di 2 milioni e mezzo, ragazzi. La vedo difficile, la vedo difficile. Mi sa che chiudiamo di nuovo l'episodio in giga passivo. Tanto per cambiare. Vediamo se posso fare qualcosa per ottimizzare ancora. Strada. Strada, ok. Questo trasporto dal carbone e questo. Vai al deposito, va. Non trasportava niente di utile. Non ne sta azzeccando una, mi dispiace ragazzi, non so più cosa fare. Siamo sempre più in passivo. C'è questo treno qua che ci fa perdere mezzo milione a botta. Ok, vediamo se sta arrivando al deposito, così vendiamo anche questo. Questo già dovrebbe essere sostituito. Mi è venuta un'idea geniale, ecco cosa faremo. Vendiamo questo treno qua, treno 4, e modifichiamo questa linea. Allora, sì, t'ho capito, questi messaggi sono fastidiosissimi. Tu. Quanto ti manca a finire? Stai arrivando in stazione, no? Ok. Poi ti manda al deposito.
Vai al deposito. Vai al deposito, cazzo. Non lo posso nemmeno fare. Vabbè, una volta arrivato nell'altra stazione lo potremo mandare al deposito. Così faremo sì che l'altro treno faccia tutte e due le linee, così dovrebbe trasportare più passeggeri, si spera. Ormai anche questa linea qua non è più al massimo. Avrei dovuto ottimizzare la connessione di questa città, ma speravo che i passeggeri scendendo da uno salissero sull'altro, invece così non è stato. Perfetto, vai al deposito. Ok, qui e modifichiamo questa linea qua. Linea, no, la linea dobbiamo modificare, che è questa. Perfetto. Intanto vendiamo questo. Speriamo che anche questo treno qua ci dia un po' di soldi quando lo vendiamo. Ma 200.000 ci ha dato. E vediamo come sta andando questo, va. Come se la cava a fare anche quel pezzettino in più. Intanto continua a viaggiare praticamente vuoto. Che rabbia, mamma mia. Però appunto, aspettando un po' di tempo, magari si riempie di più la stazione, non lo so. Trentasei passeggeri. Non male. Facciamogli fare un giro completo e poi chiudiamo il video. Intanto vi ricordo di iscrivervi, commentare, condividere, mettere un bel mi piace se vi è piaciuto il video e darmi più suggerimenti possibili. 3 milioni di passivo siamo, non ne usciremo mai. Sto continuando a vendere cose. Darmi consigli, appunto, se no non vedo un lieto fine per questa serie. Davvero, non devo fare gare prima dell'anno 2000. E se avete anche qualche mod da consigliarmi di installare nel caso dovessimo iniziare una serie moddata, avanti con i suggerimenti. Insomma, approfittate dello spazio nei commenti per dire la vostra. Vediamo un po', va, se questa idea che ho avuto può funzionare. Già vedo della gente in stazione. Io ottimista, addirittura tra binario gli avevo messo. 25 persone, beh, non è male. Ah, dobbiamo fare linea. Linea questa. Dobbiamo aggiungere un'altra stazione alla linea, se no ho fatto una cazzata. Aggiungi stazione questa. Ok. No, era un po' troppo aggressiva come linea. Vediamo se fa il pieno, un bel 100 passeggeri, 43. Oh, 43 forse bastano. Per non farlo essere più in passivo. Già sta andando molto meno in passivo di prima, eh. Questa direi che la possiamo eliminare. Perfetto. Ah, e si è tenuti 43 passeggeri, ottimo. Però non ha dato soldi. Non sono scesi. Cosa cacchio stai facendo, Willis? Ah, forse perché erano diretti di là. Può funzionare l'idea che ho avuto, eh. Così appunto chi vuole scende lì, se no rimangono sul treno e vanno avanti fino alla stazione dopo. Che evidentemente non gliene fregava niente a nessuno di quella città lì. Dai, 3 milioni e 20 di passivo, ma si può.
C'è sto treno che sta scavando la nostra fossa, per quanto sia bello e per quanto lo volessi sbloccare a tutti i costi. Forse dovevo aspettare un po' più di tempo. Guardate là quanta gente. Dai che salgono tutti su questo. Dai, dai. Sono ottimista, ci sono 1000 persone lì sopra. Tutti qua, tutti qua. 64. Oh, finalmente. Quindi siamo in attivo, no, però non siamo più così in passivo come prima. Direi che dai, facciamo consegnare anche questi passeggeri qua. E poi chiudiamo il video, se non diventa troppo noioso se seguire soltanto questo treno qua. Se volete che faccia dei video in cui seguo soltanto i treni e sto zitto, ditemelo, perché ho visto che Paolo Caruso lo fa e sono molto belli, se devo dire la mia. Quindi iscrivetevi anche al canale di Paolo Caruso, che è un nostro grandissimo fan. Anche lui è appassionatissimo di treni, anche sindaco Lima. Altro appassionato di treni. Se volete vedere dei video dei miei trenini, che ho due locomotive di modellismo, fatemelo sapere anche quello. Fate sapere, insomma, commentate. È che siamo quasi 800 iscritti. Magari per quando esce il video, no. Dubito che siamo già 800 video. 800 video, sì. 800 iscritti per quando esce il video, però. Chi lo sa. Faremo il pieno? Faremo il pieno? Dai, dai. Dai, 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 dai. Altri 45, ottimo. Sì, beh, dai, non siamo più così in passivo, quindi potremmo recuperare piano piano i soldi. Le altre linee come sono? Questa è molto inattivo e compensa il passivo di queste due qua. Quelle stradali come siamo messe? Siamo messi in attivo. I tram come siamo messi? In passivo ma non troppo, diciamo così. E con un po' di pazienza andiamo in attivo, secondo me. Eh sì, vedete, non è più tragica come poi. 81 su 81, il treno è pieno. Il treno è pieno e direi che possiamo chiudere quel video. Ci vediamo alla prossima. Vi ho già detto di iscrivervi, commentare, condividere e mettere mi piace, quindi ve lo dico. Alla prossima, ciao!